Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 8 gennaio e io sono a Valencia. Per chi ancora non mi conoscesse, io mi chiamo Federica e sono una ballerina professionista. Al momento mi trovo a Valencia perché sono in tournée per danzare il balletto La Sylphide col Czech National Ballet. Io sono di Palermo ma vivo a Praga e adesso mi trovo in Spagna perché spesso con la mia compagna di danza andiamo in giro per il mondo a danzare in vari teatri. Questa tournée in particolare è cominciata il 2 gennaio e ieri è terminata. Abbiamo fatto 4 spettacoli e ho documentato il tutto nei video precedenti che vi lascio qui nelle schede e sotto in descrizione. Oggi appunto è lunedì 8 gennaio e tutta la compagnia è già partita per tornare a Praga, soltanto che io andrò a Palermo stasera perché avrò una settimana di vacanza. Di conseguenza non tornerò a Praga, ma appunto andrò a casa per stare un po' con i miei genitori e con la mia famiglia. Oggi quindi avrò tutta la giornata libera per me. Dovrò andare in aeroporto verso le 6, quindi adesso sono quasi le 11 e ho la giornata, la mattinata e poi il pomeriggio per girare la città e per provare qualche altro ristorante vegano, perché già ne ho provati alcuni nei giorni precedenti, però ne ho altri nella lista che vorrei ancora provare. Io vi porterò con me in quest'ultimo giorno a Valencia, sperando di riprendere tanti bei posti e del buon cibo. Prima di cominciare col video, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e supportatemi con un pollice in su. Adesso io mi preparo, esco e ci vediamo dopo. Prima tappa è stata al teatro in cui ho ballato in questi giorni. Vi direte perché? Perché in questi giorni appunto non ho mai avuto il tempo di fare delle foto o dei video a questo teatro perché ero sempre di fretta, però davvero merita. Perché è un teatro stupendo, è uno dei più strani e grandi in cui abbia mai ballato. Viaggiare da soli vuol dire anche farsi foto e video da soli. E tanto per non farmi notare, ho fatto un bellissimo arabesque di fronte al teatro. Questo altro edificio a forma di cupola è un cinema, pazzesco, e questo è il teatro visto da lontano. Farsi una foto davanti a questa scritta Valencia è un'impresa perché passano sempre e costantemente persone turistiche che appunto vogliono fotografarsi lì. Poi sono salita, ho visto il panorama dall'alto, una giornata stupenda e c'era molto caldo in realtà, circa 25 gradi. Mi sono goduta davvero il panorama, anche con un pochino di nostalgia perché poi sarei dovuta ripartire, però penso di ritornare a Valencia perché è una città che mi ha stupita e in cui ho lasciato moltissimi bei ricordi. Seconda tappa è stata Vegret, non so come si pronuncia, che è una macelleria 100% vegana. È la prima volta in 10 anni che sono vegana che trovo un posto del genere. Hanno alternative vegetali a qualsiasi tipo di carne che voi possiate immaginare e anche al pesce. Sul muro c'era questa carinissima immagine che mi ha fatto commuovere. Avevano anche dei formaggi vegetali e io ho comprato un formaggio al tartufo che era eccezionale. Era della marca Gondino, quindi dovrebbe esserci anche in Italia. E poi c'erano foie gras, affettati, salami, tutto vegano, davvero incredibile, una cosa impressionante, anche perché l'aspetto non sembra che sia appunto vegetale. Avevano anche degli aromi, gusto pollo, gusto carne, chiaramente senza animali, e delle salse varie che purtroppo non ho potuto provare perché appunto dovevo andare a prendere l'aereo la sera ed erano quindi alimenti che non potevo portare in aereo e dei panettoni, tra l'altro, italiani. Infine ho incontrato dei mercatini per strada. È quasi l'una ed è arrivato il momento di trovare un posto dove andare a mangiare a pranzo. Quindi quello che faccio solitamente quando sono in viaggio e ho fame è aprire questa app che si chiama Happy Cow, che già uso da tanti anni, che praticamente ti mostra tutti i ristoranti vegani o comunque con opzioni vegane intorno a te. E quindi questa qua è la mappa, io qua posso vedere tutti i posti. Quelli rossi sono con opzioni vegane, quelli verdi sono completamente vegani. Quindi ora ne scelgo uno, vedo se è aperto e ci vado. Pranzo finito, ero già stata in quel posto qualche giorno fa, se avete visto i video precedenti sicuramente ve lo sarete ricordati. Ho preso questo wrap, però devo dire che la bowl che avevo preso l'altra volta è molto più buona. Comunque era sempre buonissimo e anche ho preso dei cinnamon roll da portare via. Adesso è in programma di salire sopra questa torre, che sono delle torri famose in cui si può vedere la città dall'alto, quindi questo è il programma, e poi penso che rientrerò in hotel.
Il biglietto per salire sulla torre è costato 2 euro, ma devo dire che ne è valsa assolutamente la pena, perché piano piano che salivo il panorama diventava sempre più bello e ho potuto ammirare Valencia da un'altra prospettiva. Comunque, mentre vi lascio alle immagini di Valencia dall'alto, volevo fare un discorso che riguarda la carnezzeria 100% vegetale che vi ho mostrato prima. Molte persone spesso mi chiedono: ma perché voi vegani volete per forza imitare o ricercare sapori di formaggi, carne o comunque di cibi di origine animale? La risposta è molto semplice, ovvero che noi non siamo vegani perché non ci piace il sapore della carne o del formaggio, ma lo siamo perché non ci piace il modo in cui questi prodotti vengono realizzati, quindi siamo contrari alla violenza e non al sapore. E siccome oggi il mercato vegetale in crescita ci offre alternative a tutto che possono soddisfare il nostro palato, mi chiedo perché dobbiamo ancora continuare ad abusare, ad uccidere, a maltrattare 80 miliardi di animali terrestri ogni singolo anno? Se non sapete di cosa stia parlando, se non avete idea di cosa gli animali vanno incontro ogni singolo giorno per diventare carne o per produrre latte e uova, vi lascio un bellissimo documentario che si chiama Dominion, che è su YouTube, anche in italiano ed è gratuito, giusto perché penso che tutti debbano essere informati e debbano avere l'opportunità di venire a conoscenza di ciò che accade agli animali e di ciò che si fa finanziare ogni volta che si acquistano prodotti, appunto, che derivano dal loro sfruttamento. Chiusa questa parentesi, spero di essere stata abbastanza chiara, io riprendo il discorso su Valencia. Una volta scesa dalla torre sono ritornata in hotel per qualche ora e poi mi sono recata in aeroporto. Ho preso la metro e devo dire che è stata abbastanza facile e veloce. Dal centro ci ho messo circa mezz'ora e i mezzi funzionano benissimo, quindi molto contenta. Dall'aeroporto poi ho aspettato un po' per il mio volo per Palermo, ma per me vedere la mia città scritta in quel modo è sempre un'emozione. Ho cenato con questo riso che ho comprato al supermercato al Carrefour, che era praticamente una paella da portare via, che era delizioso. E poi nulla, eccomi salire sull'aereo col mio bagaglio pronta per andare a casa. Era abbastanza stanca, sia per la giornata appena trascorsa, sia per l'intera settimana alle mie spalle di fatta di lavoro, di prove e di spettacoli, ma ero comunque felice perché dopo qualche ora avrei riabbracciato i miei genitori. Buongiorno a tutti da Palermo, sono finalmente arrivata a casa e sono nella mia cameretta, come vedete dallo sfondo. Ieri il viaggio è andato abbastanza bene, a parte il fatto che sono arrivata davvero tardi qui a Palermo, circa mezzanotte sono arrivata a casa, però poi ho dormito fino alle 10 del mattino, quindi ho recuperato il sonno. Oggi avrò in programma di visitare un po' i nonni, di andare un po' in giro per la città. Questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia piaciuto venire con me in questa tournée a Valencia. Io sono molto contenta di come sia andata e del fatto anche di essere riuscita a portarvi con me con questi video, perché so che vi piace molto appunto venire nei miei viaggi. Vi faccio un piccolo spoiler, ovvero che dal 3 al 10 marzo andremo in Oman e sarà la prossima tournée. Sicuramente farò dei vlog anche in quell'occasione. Io per il momento vi ringrazio, per oggi è tutto. Prima di lasciarvi, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, supportarmi con un pollice in su e ci vediamo alla prossima. Ciao!